Dobbiamo tutti, credo, qui oggi, ma anche in questi anni, moltissimo ad Apollonio, no? Il quale non solo inserì nei piani di studio della facoltà di lettere, con molta opposizione anche da parte dei colleghi della stessa facoltà, e quando in nessuna università italiana si insegnava storia del teatro. Ma lui andò in là ancora, no? Volle una scuola dei media, fondamentalmente. Siamo i primi che in Italia abbiamo organizzato una sistemazione così complessa di ricerche, di studi, di avviamento professionale. Non esiterei a dire che è già tardi. Un fenomeno così complesso come questo delle comunicazioni di massa doveva esigere più attenzione da parte delle autorità accademiche, da parte degli interessati, da parte di chi dirige la scuola italiana, l'università e la ricerca scientifica. La prima cattedra di storia del teatro in Italia fu ricoperta proprio qui all'Università Cattolica da Mario Apollonio, che per il teatro aveva dimostrato profondi interessi fin dall'epoca degli studi universitari e della critica militante. Alla base di questo convincimento c'era la persuasione che il teatro dovesse essere posto comunque in rapporto con la vita associata e che fosse il luogo privilegiato di un incontro fra il poeta che propone e il gruppo che riceve. E Apollonio non è stato soltanto il primo professore universitario ad occuparsi di teatro nell'ambito accademico in Italia. Apollonio si è occupato per primo, stai per dire, di tutto quanto concerne la comunicazione e l'espressione umana e in particolare della cosiddetta comunicazione di massa. Cinema e televisione l'hanno trovato impegnato. Credo che le aule accademiche abbiano sentito parlare per la prima volta di cinema e di televisione proprio dalla voce di Apollonio. Aveva capito veramente quali, non ricordo specificamente, ma ricordo vagamente, come in una nebulosa, i punti cardine che lui aveva stabilito nella scuola per formare delle persone nella comunicazione. Me ne ricordo vagamente, ma aveva capito quello che ho detto prima, psicologia, sociologia, tecnica, arte, anche estetica, eccetera. Aveva capito che quelli erano i punti. E a me aveva assegnato l'incarico del linguaggio. Noi controlliamo tutte le forme della comunicazione di massa. Il giornalismo, questa forma primordiale e più aristocratica forse delle altre, più complessa dal punto di vista intellettuale e della stessa informazione. E poi via via, la pubblicità, il film, la comunicazione radiofonica, la comunicazione televisiva e lo stesso teatro che ci sembra opportunamente introdotto a stabilire una ricca prospettiva. Vorremmo che la vita futura, quale uscirà dalla nuova civiltà meccanica, fosse altrettanto articolata e degnamente e riccamente intesa che la vecchia vita delle generazioni che hanno lasciato.